Yesterday evening, we saw a distraught woman stomping and screaming in the parking lot of the apartment complex. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in California, più precisamente in una città di circa 60.000 abitanti chiamata Santa Cruz. Questa città si trova nella baia di Monterey ed è una tappa turistica molto conosciuta in giro per la California, ovviamente per le sue spiagge e più in particolare per i surfisti, perché a quanto pare le spiagge di Santa Cruz sono ideali per appunto surfare, ci sono delle onde giuste, delle maree probabilmente che sono adatte appunto a essere surfate. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Nel 2015 in questa città viveva anche una bambina di 8 anni di nome Madison Middleton, conosciuta da tutti e da qua in poi la chiamerò anch'io così come Maddie. Maddie era figlia unica, era nata il 5 ottobre del 2006 a Mountain View, sempre in California. A Santa Cruz viveva insieme a sua madre, una donna di nome Paula, e all'interno di un complesso di appartamenti medio-grande, un complesso che, non so, ho trovato un po' di difficoltà a trovare una definizione in un contesto più italiano, cioè qualcosa che siamo abituati noi, e non sono bene riuscita a trovare un parallelismo italiano, però praticamente si tratta di un complesso di appartamenti dove vivevano principalmente degli artisti di vario tipo, musicisti, pittori, scultori, qualsiasi tipo davvero, e probabilmente anche per questo motivo nelle varie parti comuni di questo complesso, tipo il cortile, c'erano un sacco di strutture, di costruzioni, di statue, di dipinti, di murales, fatti ovviamente da tutte queste persone che vivevano nel complesso. In questa comunità di artisti in particolare c'era proprio un senso di appartenenza enorme, si conoscevano tutti, i bambini delle varie famiglie crescevano insieme, giocavano insieme nel cortile, insomma si sentivano davvero tutti un po' parte della stessa grande famiglia. Il padre di Maddie in realtà ufficialmente non viveva proprio con loro, anche se era ancora in una relazione con la madre di Maddie, perché per lavoro doveva spostarsi tantissimo, quindi Maddie non lo vedeva molto spesso, però comunque c'era un rapporto molto stretto tra i due, si chiamavano sempre al telefono e ogni volta che poteva andava a passare del tempo con loro. Maddie aveva preso un po', diciamo, dalla madre una vena artistica, le piaceva tantissimo disegnare, disegnava degli animaletti di vario tipo e con questi animaletti poi creava delle storie, dei racconti che scriveva. Inoltre, facendo parte appunto di questa comunità di artisti, molto spesso venivano organizzati da genitori, da varie persone che vivevano lì, delle sorte di laboratori, magari chi suonava uno strumento si metteva un'ora a settimana a insegnarlo ai bambini, o chi sapeva disegnare insegnava a dipingere, cose del genere. E in questo modo Maddie aveva anche scoperto di avere una grande passione per il canto e per il ballo. La bambina era conosciuta un po' da tutti nel complesso come Chatty Maddie, che vuol dire tipo Maddie chiacchierona, ovviamente per il fatto che era molto logorroica, le piaceva molto parlare, era una di quelle bambine, nonostante avesse solo 8 anni, che attaccava bottone davvero con chiunque, le piaceva raccontare le sue giornate a qualsiasi, per i suoi amici, ai genitori degli amici, insomma era davvero una chiacchierona. Passiamo ora alla domenica del 26 luglio. Maddie era nel pieno ovviamente delle vacanze estive, quindi passava le giornate praticamente a giocare. Quel pomeriggio in particolare aveva invitato delle amichette a giocare a casa sua a un gioco da tavolo che le avevano regalato da poco. Le bambine si erano messe a giocare insieme anche a Paula, poi a un certo punto Maddie, adesso non si sa bene se avesse finito il gioco o se fosse stata eliminata, insomma non poteva più continuare a giocare, mentre sua madre e le sue amiche stavano finendo questo gioco. La bambina inizia un po' ad annoiarsi, quindi chiede il permesso alla madre di andare nel cortile ad aspettare che le sue amiche finissero di giocare e a provare questo nuovo monopattino che di nuovo le avevano regalato da poco. La madre le dà il permesso, ovviamente era una cosa, non era la prima volta che Maddie andava a giocare nel cortile, era, come vi dicevo, una comunità molto stretta, i bambini giocavano tutti insieme, era una situazione
situazione davvero rilassata. In più, dal balcone di casa si vedeva il cortile, quindi la madre solitamente, quando Maddie giocava nel cortile, si affacciava di tanto in tanto per controllarla. Verso le 17, minuto più minuto meno, Maddie prende il suo monopattino, prende il suo casco e va in cortile a giocare. Circa 10 minuti dopo, alle 17:10, la madre finisce di giocare con le amiche di Maddie e, mentre le altre bambine fanno per scendere in cortile, lei si affaccia al balcone per avvisare Maddie che stavano arrivando le sue amiche. Si affaccia dal balcone però e non la vede, cosa che inizialmente non la preoccupa subito, perché c'erano dei punti un po' ciechi di questo cortile dal balcone dove si trovava lei, quindi la chiama. La chiama, però la bambina non risponde, non si fa vedere in nessun modo. La donna decide di scendere per andare a vedere sua figlia e nota che non c'è nel cortile e non vede neanche il suo monopattino o il suo casco da nessuna parte. Pensa allora che magari col fatto che era da sola si stesse annoiando e fosse andata a chiamare qualche figlio dei vicini, qualche amico con cui solitamente giocava nel cortile, quindi va di porta in porta in tutti questi appartamenti dove sapeva che c'erano degli amici di Maddie per chiedere se fosse lì, ma di nuovo nessuno l'aveva vista. Nel frattempo ovviamente Laura inizia ad agitarsi, a preoccuparsi, anche i vicini le danno una mano, cercano di aiutarla in tutto il modo possibile, setacciano ogni singolo angolo delle parti comuni del complesso, ma non trovano né lei né il suo monopattino da nessuna parte. Alle 18:08 è chiaro a tutti che non c'era più niente che potessero fare loro da soli, quindi contattano la polizia. Pochi minuti dopo i poliziotti arrivano al complesso di appartamenti, parlano con Laura che spiega loro insomma cosa è successo, le dà una descrizione un po' generica di Maddie, una fotografia, e anche gli descrive come era vestita quel giorno. Aveva un vestito viola, era ovviamente col suo monopattino e un casco nero. Questa descrizione in realtà verrà poi confermata anche dalle immagini di videosorveglianza del complesso. Il fatto è che le pochissime videocamere di sorveglianza che c'erano nella zona inquadravano una parte solo del cortile dove si trovava Maddie. Effettivamente Maddie viene ripresa da queste videocamere mentre sta giocando con il suo monopattino, solo che da un certo punto in poi non la si vede più, perché come vi dicevo si riprende solo un angolo praticamente di questo cortile. Un'altra cosa che Laura racconta alla polizia è che era sicura del fatto che sua figlia non si fosse allontanata da sola per qualche motivo, perché crescendola sia lei che suo marito l'avevano sempre messa in guardia sul non allontanarsi, non parlare con gli sconosciuti, non accettare cose tipo caramelle o vuoi vedere qualcosa, un cane, un gatto che ho in macchina, cose, situazioni potenzialmente pericolose. Quindi era sicura al 100% che non si fosse allontanata in nessun modo da sola dal complesso. La polizia, per una scelta che per molti è stata considerata discutibile, decisero di non inviare un'allerta Amber. Non so se, vabbè, se vedete i miei video, se non è il primo video che vedete probabilmente vi è già capitato questo allerta Amber. In America, quando c'è un caso di scomparsa di minori, si invia subito una notifica, un messaggio a tutti i cellulari delle persone che si trovano in una determinata zona da cui è scomparso questo minore, con una descrizione della bambina o del bambino che è scomparso, o magari del veicolo, se c'è stato un veicolo coinvolto nella sparizione, in modo che da subito, cioè dai primi minuti, qualsiasi persona che si trova nell'area possa segnalare, possa notare magari una bambina o un bambino simile. L'allerta Amber è di per sé ha salvato migliaia di bambini in tutti gli Stati Uniti e di bambine, e avevo fatto anche un video sul caso che ha dato il nome poi di allerta Amber. Vi lascio qua sopra il link se mi ricordo, se volete recuperarlo poi dopo questo video, comunque lo trovate sul mio canale. In ogni caso, per inviare questa allerta Amber il caso deve soddisfare tutta una serie di requisiti, ed è comunque poi una scelta che rimane a discrezione della polizia, degli investigatori che si stanno occupando del caso, e in questo caso specifico decisero che non c'erano gli estremi per mandare un'allerta Amber. In ogni caso, polizia, volontari e persone, insomma le persone che vivevano nel complesso, che conoscevano Maddie, si attivarono da subito immediatamente per cercare un po' ovunque l'intorno. La prima cosa che viene fatta è una sorta di ricerca appartamento per appartamento di ogni complesso. Andranno anche in una zona che c'era praticamente in un piano interrato di questo complesso di appartamenti, dove c'erano tutti i garage e le cantine dei posti dove
queste persone tenevano scatoloni, quello che per noi è una cantina, guarderanno dentro ogni singolo garage e non troveranno assolutamente niente. Poco dopo l'inizio delle indagini si fa sera, arriva il buio, ma le ricerche non si fermano lì. Volontari e poliziotti cercheranno anche in tutte le aree circostanti, nelle zone verdi, nei parchi, in altri complessi, in altre zone che si trovavano lì vicino. Un sacco di amici e vicini di casa di Maddie si occuparono anche di distribuire i volantini a tutti i quartieri, insomma, che si trovavano lì intorno, ma ancora una volta, nonostante gli sforzi, nessuno sembrava aver visto o sentito niente. What can you tell us about what she was doing out here? She was riding her brand new scooter. She had a black helmet on, she was wearing a purple dress, and she was just happy as could be riding around. We've searched the entire tannery door to door. Officers have gone door to door, every loft. Is there anyone else? Is there another friend, an adult friend she might have befriended or anything like that? Not that I can think of at all. And have called in the FBI, who have additional resources to help. Search crews in orange jackets are fanning out through a large area of Santa Cruz, hoping to find any sign of Madison Middleton. Just a wonderful kid. We would have heard her. I don't get this. Nobody gets this. We would have heard. She was just right here. Il caso raggiunge quasi immediatamente l'attenzione pubblica, soprattutto di varie città che si trovavano appunto circostanti a Santa Cruz, tanto che iniziano ad arrivare dal giorno dopo un sacco di persone che non conoscevano Maddie, non avevano mai visto, conosciuto, parlato, frequentato quella zona lì, ma che avevano sentito appunto al telegiornale questa notizia e volevano essere d'aiuto in qualche modo. Nonostante gli sforzi, però, arriviamo a 24 ore dalla scomparsa e le indagini non si erano mosse assolutamente di un millimetro. Tanto che a questo punto la polizia decide di partire un attimo da zero, cancellare tutto e partire da quel cortile e quel complesso di appartamenti. Decidono di fare una seconda ricerca appartamento per appartamento. L'avevano già fatto anche prima, come vi dicevo, probabilmente lo fecero in modo un po' più scrupoloso, non lo so, fatto sta che di nuovo negli appartamenti non trovarono niente. Un poliziotto decide anche di ricontrollare la zona dei garage. A questo punto, nel momento in cui entra in quest'area qua, inizia a sentire un odore strano, un odore che non era fortissimo, ma che lui riconobbe immediatamente come odore di decomposizione. Si rende conto che l'odore proveniva da una zona di fronte ai garage, una zona in cui si tenevano i cassonetti della raccolta differenziata di tutto il complesso di appartamenti. Nei minuti successivi apriranno ogni singolo cassonetto fino a quando alle 20:08, a poco più di 24 ore dalla scomparsa di Maddie, trovarono il suo corpo. Il corpo era stato nascosto in maniera abbastanza scrupolosa, si trovava all'interno di un borsone, tipo di quelli da palestra, ed era stato posizionato al di sotto di diversi altri sacchi di normalissima spazzatura. La bocca di Maddie era stata chiusa con del nastro adesivo che era stato utilizzato anche per bloccarle i polsi. Fu evidente fin da subito, anche senza il bisogno, diciamo, di aspettare l'autopsia, che doveva essere stata picchiata e poi anche aggredita con un coltello. Un'autopsia rivelerà poi che la causa del decesso doveva essere stata asfissia, per probabilmente il peso della spazzatura che le era stato messo addosso. Sempre dalle analisi verrà fuori che qualcuno aveva anche abusato sessualmente di lei. La notizia del ritrovamento sconvolse ovviamente non solo amici, parenti e conoscenti di Maddie, ma l'intera comunità di Santa Cruz. Quella stessa sera al complesso di appartamenti si tenne una veglia in onore di Maddie, una veglia che vedrà davvero tantissime persone. Come vi dicevo, in pochissimo tempo il caso raggiunse persone davvero anche non di Santa Cruz, in città vicine, che vollero partecipare appunto a questa veglia. Furono ore terribili, ovviamente, per le persone, forse alleviate parzialmente solo da una notizia la mattina successiva, perché era già stato fatto un arresto. Il sospettato che venne arrestato la mattina dopo rimase un po' avvolto nel mistero per i giorni successivi, e questo perché era un minorenne. Il ragazzo, a quanto pare, era stato notato dalla polizia immediatamente dopo aver trovato il corpo di Maddie. Questo perché, mentre c'era quel poliziotto, come vi dicevo, che stava cercando la zona dei garage, aveva notato questo ragazzo che sembrava quasi che lo tenesse d'occhio, che lo stesse pedinando in modo un po' anche stupido, nel senso che abbastanza palese. Quindi ovviamente, quando poi avevano trovato il corpo lì, questo poliziotto era andato subito da
quel ragazzo per fargli delle domande e non aveva fatto neanche in tempo a fermarlo, cioè a dirgli un attimo devo farti delle domande, che questo ragazzo aveva iniziato a correre. Fortunatamente comunque c'erano altri poliziotti, quindi erano riusciti a fermarlo subito dopo. Ora dovremmo fare in realtà un salto avanti e poi un salto indietro, perché come vi dicevo, per il fatto che questo ragazzo era minorenne, la sua identità e in realtà qualsiasi informazione su di lui venne tenuta nascosta, giustamente, fino a quando, a poco più di 24 ore dal suo arresto, un giudice stabilirà che sarebbe stato indagato e processato come un adulto, e quindi a questo punto non ci fu più quel tipo di protezione per la sua identità, per i suoi dettagli personali, la sua vita, eccetera. Il sospettato era il 15enne Adrian Gonzalez, un ragazzo che per i precedenti 6 anni aveva vissuto in quel complesso di appartamenti in cui viveva anche Maddie. Questa notizia, la notizia della sua identità, cadde letteralmente come una bomba sulla comunità, le persone che vivevano in questo complesso, perché tutti conoscevano Adrian e ogni singolo bambino aveva giocato con lui praticamente tutte le settimane. Adrian era considerato all'interno del complesso da tutti come un ragazzo assolutamente affidabile, un ragazzo tranquillo, tanto che quando poi era cresciuto, chiaramente, aveva iniziato a fare anche da babysitter ai vari altri bambini più piccoli che vivevano nel complesso. In particolare ricordano tutti che Adrian era particolarmente bravo a usare lo yo-yo e quindi aveva iniziato praticamente una volta a settimana nei mesi estivi, proprio in quel cortile in cui era scomparsa Maddie, a fare delle lezioni, cioè a insegnare ai bambini ad utilizzare questo yo-yo. Era un ragazzo che non solo sembrava tranquillissimo, un ragazzo normalissimo, ma che godeva della totale fiducia di tutti i residenti di quel complesso di appartamenti. Per questo motivo tutti, compresi in realtà i genitori di Maddie, non appena venne fuori la notizia di questo arresto, pensarono che si fosse trattato di un incidente, che magari Maddie fosse caduta, avesse sbattuto la testa e Adrian magari nel panico avesse nascosto il suo corpo. Anche perché all'inizio i risultati dell'autopsia non erano, non so se ancora non erano arrivati alla polizia, però sicuramente non erano ancora stati rilasciati al pubblico e di conseguenza alle persone che vivevano lì, quindi si convinsero tutti di questa cosa, cioè che probabilmente si era trattato di un incidente e che appunto poi Adrian si era ritrovato tra virgolette costretto a nascondere il corpo magari per paura di qualche ripercussione. Ora, questa è la versione delle persone che lo conoscevano, insomma, che vivevano con lui all'appartamento. Lo descrivono tutti come un ragazzo tranquillissimo, un ragazzo di cui tutti si fidavano tanto da affidargli i propri bambini come babysitter. C'è però una cosa che non torna, perché ci sono dei racconti di un amico di Adrian e anche delle cose che comunque sono state pubblicate sui social che non coincidono tanto con questa immagine di ragazzo tranquillissimo, meraviglioso e assolutamente meritevole della fiducia di tutti. Prima cosa, la sua attività su internet, in particolare sui social. Adrian, come penso la maggior parte dei ragazzini di quell'età in quel periodo, utilizzava Facebook e vari altri social. Nelle foto che condivideva scriveva delle descrizioni un po' particolari. In questa foto in particolare, nella descrizione, Adrian scrive: "I sogni in cui muoio sono i migliori che abbia mai fatto." E adesso vi leggo questa, ma tutte le altre descrizioni avevano comunque dei temi molto simili. Frasi un po' scure, un po' particolari, però era un quindicenne, possiamo ancora, e potevano probabilmente anche le persone, spiegarselo come un adolescente che magari stava esprimendo un po' di turbe mentali. Solo che a un certo punto si fa avanti un amico di Adrian, prima che la polizia, diciamo, dica pubblicamente le condizioni del corpo di Maddie, e dice a dei giornalisti, che poi pubblicheranno ovviamente questo articolo, questa notizia, che in passato aveva notato dei comportamenti decisamente preoccupanti nel suo amico, tanto preoccupanti che dopo tutta una serie di cose che erano successe lui aveva deciso di non essere più suo amico, di non frequentarlo più. Una volta in particolare si erano dati appuntamento in un posto per giocare insieme e quando questo amico era arrivato aveva visto Adrian mentre picchiava un cane randagio della zona. Questo ragazzo ovviamente l'aveva subito fermato e gli aveva chiesto come mai stesse picchiando, per che motivo stesse picchiando
quel cane? E Adrian gli aveva semplicemente risposto che lo aveva fatto perché si annoiava e voleva divertirsi. Ovviamente questo amico si era reso conto che non era una cosa proprio normale, infatti era poi andato a casa dei suoi genitori, l'aveva raccontato ai genitori, che avevano detto poi il tutto anche alla madre di Adrian, una donna di nome Reggie. Questa cosa però in qualche modo era passata un po' in sordina, nel senso che la madre lo aveva sgridato, gli aveva detto di non farlo più eccetera, lui aveva detto che insomma era pentito, non l'avrebbe fatto più, quindi questa cosa era un po' morta lì. Ed è a questo punto, con questo tra virgolette scandalo, cioè di questa nuova notizia riportata dall'amico, che la polizia dichiara a che punto erano nelle indagini e tutto quello che era accaduto dopo l'arresto del ragazzo. Vengono fuori ovviamente i dettagli dell'autopsia, cosa che ovviamente annulla totalmente qualsiasi ipotesi di incidente che potevano aver avuto magari i residenti del complesso, ma la cosa più disturbante a questo punto, più disturbante, oddio, non so se fare un livello di cose disturbanti in questo caso perché siamo già messi decisamente bene. Dicevo che la cosa forse più strana, che stranì di più a questo punto le persone, è che Adrian era stato una delle persone più attive nella ricerca di Maddie nelle prime ore della sua scomparsa. Sapete che vi avevo detto all'inizio che alcune persone che vivevano lì, alcuni amici, si erano occupati della distribuzione di volantini. Ecco, Adrian era stato una delle persone che aveva proprio organizzato tutta una squadra di persone che era andata nella città vicina, aveva distribuito porta a porta i volantini e chiesto a tutte le persone se avessero visto o sentito qualcosa. Il fatto che un quindicenne, un ragazzino, abbia avuto la freddezza mentale di prendere parte in modo così animato alle ricerche, a fare la persona preoccupata, appunto ad andare in altre città a chiedere se qualcuno avesse visto qualcosa, insomma a mostrarsi preoccupato anche davanti alla madre di Maddie, è una cosa davvero che secondo me dimostra una lucidità che in molti poi hanno cercato magari di negare in Adrian. Tornando al momento dell'arresto, vi chiedo scusa, dobbiamo fare per questo caso un po' avanti e un po' indietro, perché come vi dicevo le informazioni sono state date un po' scaglionate, perché fino a un certo punto non si poteva sapere niente dell'identità del ragazzo. In ogni caso, come vi dicevo, quando il poliziotto l'aveva notato, aveva cercato di andargli a parlare, in realtà all'inizio perché pensava magari avesse visto qualcosa, magari avesse avuto paura di qualcuno, mai avrebbe pensato che quel ragazzino lì fosse effettivamente responsabile di quello che era accaduto. Ovviamente però quando lo vede scappare, cioè quando lo chiama da lontano perché voleva parlargli e questo inizia a correre, la situazione cambia decisamente. Quando lo fermano nel momento dell'arresto, Adrian in realtà nega qualsiasi tipo di coinvolgimento con la cosa e continuerà a negarlo fino a quando la polizia non deciderà di andare a vedere in camera sua, a perquisire camera sua, e non troveranno, in un punto che era stato nascosto da un tappeto, delle tracce di sangue che verranno poi inviate a un laboratorio e le analisi confermeranno che si trattava proprio del sangue di Maddie. Ed è a questo punto, quando avranno la conferma che il sangue che si trovava in quella stanza fosse proprio il sangue di Maddie, che Adrian finalmente confesserà quello che era accaduto. Racconta la polizia che quella domenica del 26 luglio lui stava facendo un giro, insomma, nel complesso e stava tornando a casa quando aveva visto Maddie sul suo monopattino. Ora, non è chiaro, perché non è mai stato spiegato da questo ragazzo, quale sia stato il motivo scatenante di questa cosa. Non ha raccontato alla polizia se magari avesse delle fantasie malate da molto tempo, non ha detto niente del genere. In ogni caso, per qualche motivo che rimane purtroppo ancora sconosciuto, vedendo Maddie lì da sola che girava con il monopattino, ha deciso di convincerla in qualche modo ad entrare in casa sua per aggredirla e abusare di lei. Cioè il piano, il suo obiettivo era proprio quello. Quindi si avvicina a Maddie lo saluta, ovviamente come vi dicevo si conoscevano da tantissimi anni, e lui le chiede se voleva un gelato, stava andando a prendersi un gelato a casa e poteva darglielo anche a lei. E Maddie dice di sì. Come vi dicevo all'inizio, Maddie sapeva benissimo che non doveva parlare con gli sconosciuti eccetera eccetera, ma Adrian non era uno sconosciuto, era il suo babysitter, era un suo amico, quindi quando le propose di andare a mangiarsi un gelato insieme non ci vide ovviamente niente di male, non era sicuramente la prima volta che andava a casa di alcuni suoi amici del complesso. Una volta arrivati a casa, Adrian le dà un gelato e mentre lei lo stava mangiando inizia ad aggredirla alle spalle. Nella prima parte dell'aggressione lui la picchia e le mette appunto quel nastro adesivo sulla bocca e sui polsi, dopodiché abusa
abuserà di lei. Dopo gli abusi prenderà un coltello e inizierà a ferirla più volte, e a questo punto era convinto che Maddie fosse morta. Solo che quando la prese per metterla all'interno del borsone che avrebbe poi buttato nella spazzatura, sentiva Maddie che si muoveva e si lamentava. Quindi a questo punto decide di strangolarla. Il fatto è che, nonostante Maddie perderà i sensi, in realtà molto probabilmente non li riprenderà poi più, non era ancora morta, anche se Adrian era convinto che lo fosse. La metterà poi all'interno di quel borsone che verrà poi ritrovato e lo nasconderà nel cassonetto, quello dove poi appunto verrà ritrovato il corpo il giorno dopo. Una cosa che sinceramente non ho trovato da nessuna parte: non è un caso con tantissimo materiale, quindi insomma è stato un po' più faticoso del normale recuperare tutte le informazioni. In ogni caso non ho trovato delle notizie certe e confermabili sul monopattino e il casco della bambina. Io penso che l'abbiano ritrovato, non so se l'hanno trovato magari a casa di Adrian o magari nel cassonetto della spazzatura, non è ben chiaro, non ho trovato fonti che si confermassero insomma su questa situazione del monopattino. Comunque penso che lo abbiano ritrovato, altrimenti ci sarebbe stato scritto da qualche parte che non è stato ritrovato. In ogni caso, nonostante la confessione, nonostante il sangue che era stato ritrovato nella sua camera, Adrian al processo si dichiarerà non colpevole, e all'inizio del processo i suoi avvocati faranno appello a una legge che era abbastanza recente al tempo in California, che è una legge che impedisce praticamente di processare come adulti ragazzi che hanno commesso il crimine a 14 o 15 anni di età. E la cosa assurda è che Adrian al tempo era tipo un paio di mesi distante dal compiere i 16 anni di età, motivo per cui all'inizio il giudice in realtà aveva dato l'ok a tutti per indagini e per il processo perché fosse processato come un adulto. E in realtà, nonostante anche il giudice stesso che si occuperà di questo caso si dichiarerà assolutamente contrario a questa cosa, non poté fare molto perché una legge non c'è santo che tenga. E infatti il processo passerà a un tribunale minorile, con tutto quello ovviamente che ne consegue. Al processo, al tribunale minorile, finalmente Adrian decide di dichiararsi colpevole, si dichiarerà colpevole di rapimento, di abusi e di omicidio. Al termine di questo processo, prima della sentenza, Adrian fa un discorso, in generale alle persone che c'erano lì, ma rivolgendosi alla famiglia di Maddie, e dirà: "So che non c'è niente che posso dire per cancellare quello che ho fatto o il male che ho causato. Il mio obiettivo ora è lavorare sui miei problemi, in modo che nessuno dovrà più soffrire per mano mia. So che non cambia assolutamente quello che ho fatto, ma spero che possiate accettare le mie scuse per il dolore che vi ho causato." Io ve l'ho fatta breve sul processo, ma ci saranno un po' di tira e molla e finirà col durare ben 5 anni. La sentenza arriverà nel 2020 e sarà una sentenza che ovviamente terrà in considerazione il fatto che stavano processando Adrian come un minorenne, motivo per il quale verrà condannato a solo 4 anni di prigione. Se non verranno fatti appelli particolari, Adrian uscirà di prigione al compimento dei 25 anni nell'ottobre del 2024, quindi tra abbastanza poco. La madre di Maddie e anche il padre di Maddie ovviamente ne sono usciti assolutamente devastati. Laura in particolare ha sofferto di depressione, di una depressione profondissima negli anni successivi a quello che è successo, tanto che non riusciva neanche a uscire semplicemente per andare a lavorare. Reggie, la madre di Adrian, e Laura si sono aiutate moltissimo a vicenda. Ho letto che Laura l'aveva vista più volte in un punto dove avevano fatto nel complesso di appartamenti una sorta di altarino in memoria di Maddie, e l'aveva vista che piangeva, se non messe per questo a parlare, e diranno entrambe di essere state reciprocamente una parte fondamentale per essere riuscita ad accettare la cosa, ovviamente per Laura quello che era accaduto per Maddie e per Reggie quello che aveva fatto suo figlio. Alcuni artisti del complesso decideranno di costruire una statua di un lupo che a quanto pare era uno degli animali preferiti di Maddie, statua che verrà messa in una spiaggia lì vicino, una spiaggia che Maddie frequentava molto spesso, e c'è ancora tutt'oggi questa statua appunto in memoria di lei. E una cosa che mi ha fatto un po' commuovere sinceramente è che tutta la comunità, le persone che vivono nel complesso di appartamenti, ogni 5 ottobre, ancora adesso a tantissimi anni da quello che è accaduto, festeggiano il compleanno di Maddie, lo festeggiano tutti insieme, lo festeggiano proprio al complesso, e anzi hanno fatto cambiare proprio, cioè è una cosa che è stata proprio
decretato ufficialmente, penso, da un sindaco o da qualcuno. Il 5 ottobre adesso lì a Santa Cruz si festeggia come il giorno di Maddie. E questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, potete seguirmi sulle altre varie piattaforme, mi trovate su Instagram e su TikTok. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.